Carmina Burana di Karl Orff. Svizzera intanto 25-80. Immagini che giungono in diretta dall'Adriatic Arena. Si sta disputando la finale alle 5 palle con l'Italia saldamente al primo posto, 27-10. La sorpresa vera è che l'Italia, che ha eseguito un esercizio impeccabile, è nettamente al primo posto, dicevamo, con 8,75 di difficoltà, 9,40 di artistico, 8,95 di esecuzione, mentre la Russia è fuori dal podio per avere commesso diverse penalità. E tra poco, con l'esterna 4 di Roma guidata da Antonella Rossi, vedremo proprio l'esercizio delle azzurre prima di addentrarci nella finale ai 3 nastri e ai 2 cerchi. Il commento tecnico, vi ricordo, è di Isabella Zurino Reggio, mentre nella zona del warm-up c'è Fabrizia D'Ottavio, punto fermo della nazionale di ginnastica ritmica per tantissimi anni. Ricordiamo tra i suoi successi il più significativo è forse la medaglia d'argento all'Olimpiade di Atene. Azerbaijan in pedana. Ha già commesso 2 gravi errori. Il punteggio della Svizzera è 25-80, ricordiamo che ha battuto anche la Bulgaria, ossia la Bulgaria è a 25-30, veramente una pessima sorpresa, ma non per la Svizzera assolutamente, ma proprio perché l'esercizio della Bulgaria a nostro avviso, ossia avviso di molti, è un esercizio molto interessante da un punto di vista compositivo. Certo, come tutte le cose, deve essere perfettamente eseguito affinché possa non solo nell'artistico ma anche nelle altre ancora perdita e fermata. Bravissima la compagna.